Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Arik and the Ruined Kingdom. Questa è una demo, il gioco uscirà il 20 di giugno. L'ho provato, ho finito questa demo nel giro di una ventina di minuti. È un gioco davvero molto carino, seppur non originale, insomma è un puzzle game, ma davvero molto molto interessante. Ora, non so se me lo farà cominciare dall'inizio, però ve lo voglio mostrare perché è un gioco che ha dietro anche comunque una storia, dove c'è, noi siamo questo figlio del re che deve farsi strada. Allora, noi dobbiamo raggiungere questa parte qui, diciamo, luminosa. In ogni mappa dobbiamo raggiungere appunto la casella luminosa. Ma la particolarità è come ci arriviamo, dato che è tutto disconnesso? Beh, una delle prime novità che ci troviamo ad affrontare è questa. Vedete che ora ci possiamo salire, nonostante prima fosse staccato. Cioè, gioca tantissimo sulla prospettiva, infatti quello che faremo adesso è andare a fare questa cosa. Vedete che adesso ci spostiamo in questa zona qui. Ora, ruotando, possiamo accedere e usciamo. Ci sono anche i collezionabili, appunto, tipo la corona che abbiamo preso prima. Se amate giochi di questo tipo, vi ricordo anche Tiny Rooms, che quello però è più un investigativo, davvero molto molto interessante. Questa è un'altra possibilità che abbiamo, perché infatti vedete che dobbiamo andare lì, ma per farlo bisogna, forse avete dovuto darti di più. Ok, sì, poi ci sono i commenti della persona. Vedete che qua sale questo affare qui, noi ci possiamo salire, è una cosa a tempo perché a breve poi lui torna giù, e capiamo che dobbiamo passare da questa zona qua. Ora, attivando questa, ci possiamo salire e quando il timer cala possiamo tornare su. Vedete, qua c'è la corona, il collezionabile da prendere, e ora finiamo anche questo livello. Sono tutti così, ma non solo, perché nella demo vengono aggiunte anche nuove meccaniche, e quindi mi aspetto nel gioco finale, appunto, che esce il 20 di giugno, non so dire il prezzo, mi aspetto anche altre novità. Infatti noi adesso dobbiamo arrivare qua, vedete che qua c'è un collegamento, però una cosa molto interessante è quella di poter salire. Vedete che saliamo da qui, possiamo cliccare qui, vediamo se abbiamo modo, vedete, spingendo la botte la possiamo spostare. Ora dovremmo essere in grado anche di passare di qua, ma vedete che non si può andare, quindi noi passiamo da quest'altra parte, credo. Ok, e infatti facciamo cadere la botte e ce ne possiamo andare, ma prima di andarcene infatti voglio trovare la corona. Corone molto semplici da trovare, fino a quando non sono nascoste bene. No, non la vedo, in questo caso non la vedo. Comunque, vabbè, ce ne andiamo. Poi ogni tanto si frappone tra noi e il livello successivo anche una scena animata, dove magari ci sono dei dialoghi, dove scopriamo nuove cose. Anche questo è molto carino, questo livello qui è molto carino, perché mettendoci su una determinata visuale la piattaforma gira, quindi vedete che posso andare a sfruttare questa cosa per andare a premere il tasto, vedete che fa scendere, e rimettendomi da questa parte posso, poi lo faccio fermare, torno a metterlo in movimento e la corona è qua nascosta, e poi scendo e lo prendo. Perfetto. Poi c'è dietro una storia, come vi ho detto, quindi non è nulla di buttato al caso, insomma. C'è questo re, che è nostro padre, che dorme, ci lascia uno scrigno con una corona, noi la prendiamo e... Questo è molto carino, questo livello qui, ma onestamente non me lo ricordo. Vediamo se... Ok... Vedete che abbiamo spinto via il coso. Ora possiamo salire fino qui... E ci giochiamo la salita. E mi ricorda tantissimo anche un gioco che si chiamava Fez, ed è uscito proprio agli albori di quando ho aperto il canale. Vedete che non so dove andare adesso, non mi ricordo più. Ah, forse dobbiamo andare di qua. Sì, qua. Vedete che premendo questo abbiamo modo di aggiungere la scala e salire in cima. Quando saliamo in cima, vedete che adesso qui non c'è una vera e propria
casella luminosa da premere, perché c'è la scena e vedete che qua abbiamo gioco sale in italiano, tutto in rovina, tutta colpa mia, vedete c'è questo tono un po' misterioso. E ora viene introdotta un'altra modalità, il rubino della ricostituzione. Praticamente questa è un'altra meccanica che viene aggiunta, vedete noi possiamo cliccando sugli oggetti spostarli e metterli dove si possono incastrare ovviamente, quindi vedete che bisogna cliccare bene perché ok, e quindi adesso vabbè la cosa si fa molto molto semplice, perché vedete noi possiamo prendere e avvicinandoci abbiamo un nuovo percorso, ovviamente qua non sappiamo più dove andare, ma da lontano vedete si va a mettere un'altra, non so dove metterla, qua davanti, sì, sì, e la mette un po' dove vuole. Ho sbagliato. No, perché poi possiamo anche andare a ricominciare il livello. Ovviamente l'ho messo sbagliato. Ah, mi fa ricominciare da quello sotto addirittura. Vabbè. Vabbè, sale. Quindi? Vai da bravo. Mi sa che mi si è buggato. Non lo so. Non so cosa sia successo. L'ho un po' mandato in crisi, credo. Facendogli rifare la partita. Non lo so, vediamo. Vediamo se è bloccato ancora. Oh no, adesso funziona. Sì, adesso funziona. Si continua a salire. Io ormai sono abbastanza... Olè, sali su. E dopodiché scendi giù. Vai a premere quello. Spinge la cassa, si alza la scala e andiamo di là. Ora dobbiamo trovare il modo di attaccare quella superficie lì nel modo più giusto. Vabbè, adesso qua abbiamo ancora questa scena qui che saltiamo. Ovviamente immagino non sia un gioco per tutti, non è un gioco che magari si aspettano di trovare quei giocatori che cercano, come dico, li definisco sempre i nuovi Rimworld, i nuovi capolavori, però è carino anche questo, è un bel passatempo, cioè questi qui sono quei giochi dove se mi metti davanti a centinaia di livelli, anche solo quando uno ha 5 minuti si mette lì e si mette a farli. Scusami, se io lo mettessi, infatti questo e questo, infatti adesso era giusto, adesso è, mancava, non dovevo ricominciarlo, mancava proprio una sezione. E praticamente questa è un'altra meccanica. Quello che non so dirvi è se nel gioco finale ci saranno altre meccaniche ancora. Questa è molto carina perché qua dobbiamo ricomporre la statua. La statua poi nasconde delle... vedete, ci indica dov'è l'uscita. E praticamente noi qua ricomponiamo la statua con le braccia e la spada. E dobbiamo cercare i pezzi all'interno del livello. In questo caso qua vediamo che c'è l'elmo. Poi c'è il braccio. E poi manca la spada che è qua. Ma spesso non riusciamo a mettere la spada nel punto giusto, ma bisogna beccare proprio la zona giusta. Ma credo sia qui, infatti. E lui ci indica la direzione dove andare. Sì, ormai stiamo arrivando, diciamo, alla fine della demo. Questa ha senso spolparvela perché? Perché quando vedrete il video, probabilmente il gioco sarà quasi in uscita. Ok, una è lì, una è qua. Ci manca l'elmo, perché senza l'elmo non lavora. La spada dovrebbe essersi nascosta qua, però la spada è dall'altra parte. Ok, e ci indica di là. Nel dubbio è di là. Molto, molto simpatico. Non so dirvi quanto costerà questo titolo, però, insomma, mi piacerebbe sapere se il gioco vi è piaciuto. Sta leggendo la nostra unica possibilità di salvarlo è riparare il regno, aspettano il castello. Ok,
dove potrebbe essere mia madre, non è mai stata via così tanto tempo, e la demo poi alla fine finisce qui. E, lo aspettiamo all'uscita, vedremo poi. Infatti adesso il gioco in realtà non è finita, perché adesso stiamo interpretando la madre. E la madre ha, credo, altre meccaniche, perché devo andare giù qui, prendere la chiave, trascinare, farla uscire, diciamo, sbloccando un meccanismo, e poi inserirla nella porta e andare avanti. Quindi questa qua è un'altra meccanica ancora, perché comunque non interpretiamo solo il figlio, l'erede al trono, ma interpretiamo anche la madre. Adesso vi faccio vedere, vedete qua, adesso giusto per completezza, andiamo su, dovrebbe sbloccare... Perfetto, la chiave esce, ora gli diciamo di andare su, vai su per favore, e appena è in zona io prendo la chiave e apro la porta. Ok, intanto ho aperto la porta, tanto se la strada esiste, la vede, la si può fare anche senza ruotare la visuale, vedete che è ruotata così, la scala è totalmente fuori. Ok, e qui abbiamo, diciamo, completato anche questo livello bonus. La lista, diciamo, dei desideri è qui, lo possiamo aggiungere se siamo interessati al gioco. Possiamo ripristinare o giocare di nuovo, insomma, cioè ripristinare e giocare ancora dall'inizio, come ho fatto adesso. Ve l'ho fatto vedere molto rapidamente, spero che questo Ark and the Ruined Kingdom vi sia piaciuto. È molto particolare, molto amante del genere, cioè per gli amanti del genere puzzle fantasy, insomma. Io ammetto, da piccolo non mi piacevano i puzzle, ma li ho imparati ad apprezzare invecchiando. Fatemi sapere il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Il gioco, ripeto, esce il 20 di giugno, se non ricordo male, lo vedremo tutti a che prezzo. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando ad un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!